l'artigiano adesso è un lavoro molto contemporaneo, no? Sì, c'è un lavoro nuovo, un lavoro eccitante, ma c'è una grande sfida. Non è più il vecchio artigiano con lo scalpellino, non so. Bisogna essere intelligenti, bisogna investire. Cioè, è un lavoro del moderno, cioè, verso il futuro. Secondo me è una delle grandi, grandi, grandi risorse dell'Italia. Tutte le mattine di alzi affronti un problema diverso e tutti i giorni lo devi risolvere. C'è sempre un lavoro che ti mette in difficoltà. Almeno noi che non facciamo le serie, c'è sempre un lavoro nuovo che ti crea problemi. Anzi, più sono rognosi, più ti diverti, più ci divertiamo. Fin da piccolo ho sempre sognato di fare bronzista, io non volevo neanche andare a scuola. Io sono nato e sono stato cresciuto e educato per fare il tappezziere. Quando andavamo a scuola il pomeriggio dovevamo andare in bottega, non c'era il telefono azzurro, sennò avremmo intasato le linee in tre. Vorrei che diventasse la Piperlux la Coca-Cola nel mondo del lighting. I nostri clienti, qualcuno ci ha definito oggettista, poi altri clienti ci hanno definito artisti, il nostro nome è indefinito. Ci possiamo considerare degli artigiani digitali. Sicuramente diventeremo artigiani nel momento in cui realizzeremo dei pezzi su misura. Un ruolo importante lo rivestono i nuovi materiali. Magari non capiamo l'importanza di Facebook, di Twitter, di Architronics o di qualsiasi sistema web. Grazie soprattutto ai nostri figli, no, ci adeguiamo anche se non capiamo. Se un pezzo finisce devi mettere su l'altro pezzo dopo, magari passi qua sabato pomeriggio per poter lavorare tutta la domenica. Cioè non tu lavori la domenica, ma la macchina lavora la domenica. Il nostro pubblico, le persone che si avvicinano al nostro prodotto, sono persone stanche, stufe di vedere moto tutte uguali. Ecco perché tu compri una moto come l'Alba, perché non troverai mai al bar una moto uguale alla tua. Io penso che sia fondamentale parlare ancora di artigianato in quanto il nostro prodotto è un prodotto unico. Caccia ha detto una frase bellissima, ha detto mi piacerebbe creare i mobili d'affezione delle prossime generazioni. E in fondo credo che ci sia riuscito, perché se è da 65 anni che queste cose funzionano, probabilmente c'è proprio qualcosa che tocca emotivamente, e credo che questo toccare anche emotivamente sia dovuto anche a questo apporto del lavoro, delle ore del lavoro dell'artigiano che lavora in un pezzo. Questo lavoro non mi piace, io questo lavoro lo amo.